Il paracadute? Dov'è il paracadute? Ma usiamo il lenzuolo. È lircio. Già non lo volevo sul letto, adesso me lo dovrei avvolgere addosso, ma... Il mio accappatoio, allora? L'ho visto il tuo accappatoio, una crosta. Ma lei è davvero un igienista. E me ne vanto. Se restassimo senza niente addosso? Io così non mi faccio vedere, mi vergogno. Ma è mio papà. Ha maggior ragione. L'abbiamo chiamato apposta. Papà o non papà, così mi vergogno. Aia! È lei che si muove. Oh, sì. No, di nuovo. Temo di sì. No, no. Oh, lo vedi? Lo senti che tiri? Signora, mi creda, non avrei motivo di mentirle, ma è lei che fa trazioni in avanti. Che sia l'ultima, eh? Non lo dica a me. Andiamo. Che ne pensa della tovaglia? Ma perché non il paracadute? È bizzarro. Oh, mi hai mentito. Mi hai mentito. Non è nessun paracadute, non è vero che mi hai fatto il paracadutista. No, 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 è vero, è vero. Sta di là, nell'armadio. Adesso che arriva mio padre ce lo facciamo prendere da lui. Mai, mai, lo voglio prima che arrivi tuo padre. Ma mio padre è una brava persona, capirà. Ma cosa vuoi dirmi, che ancora non ha capito? Ma certo che sì, l'ha sentito anche lei, come gliel'ho spiegato ben bene per telefono, no? Oh, oddio, che vergogna. Oh, che vergogna. Si tranquillizzi, è un papà moderno, eh? Poi fa parte del suo lavoro, sa quanti ne vede di casi come questo? È possibile. È ginecologo, oh. Una fortuna per noi. Andiamo al paracadute. Sì, 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 signora, la prego, sincronizziamo i movimenti. Sì, sì. Passetto io, sì. Passetto ai, lei, sì, passetto ai, io, sì. Passetto lei. No. È tutta colpa della palestra. E beh, tu ti metti a fare il fanatico con quelle tue esibizioni da circo equestre. È logico che una povera donna ci caschi come una pera cotta. Veramente, guardi, è stata lei. Sì, sì, sì. Dicono tutti così in tribunale. In tribunale? Hai intenzione di denunciarmi? Ma perché non sia tuo padre a denunciare me? Ma adesso si fa così all'improvviso. Lei ha avuto uno scarto. Sempre a fare scarica barile. Non abbia scarti, per cortesia. Oh, ora dove? Lì, se apre. Ma questo? Quello, sì. Sganci le fibbiette. Ah, sì. Ecco, ora lo cacci fuori e srotoli. Srotoli? Srotoli, ecco. Accendo. È lontano? È qui. Accendi. Quanto pensi ci metterà ad arrivare? Poco, veniva subito. Che io dico, se sapevi di questo rischio, dovevi avvertirmi. No, uno, io non lo sapevo. Due, è stata lei a dare il là. Un vaghissimo là. E tu ti ci sei buttata a pesce? Non ho trovato posizione, mi sono permesso di insistere. O forse hai detto sì? Ma neanche no. Lì. Più che sufficiente. Sì, sì, ti fa comodo crederlo. E allora quel suo gira, perentorio, quasi, quasi un ordine. Poteva significare moltissime cose. Una sola. Perché tremi? Nata vuota! È la miseria, risorse infinite! Lui, io no. In un certo senso è lusinghiero. Sono spaesato. È il minimo. Per me così è stata la prima volta. No, per me la seconda. Ah, dunque dovrebbe essere più informata di me. Ma è un ricordo lontano. Lontano quanto? Ero giovane allora. Ma lei è giovane? Lascia perdere, ci vuol ben altro per sedurmi. Oh, non l'ho detto col cuore, senza secondi fini. Sì. Ah, fu bello e potente. E come finì? Finì. Normale. Uscendo a rivedere le stelle, eh? Lei mi odia. No, no, è che non pensavo che sviluppasse tanto. No, dipende dalle circostanze, risaputo. Che voglio dire, dal punto di vista fisiologico, è strano, dai. Adesso non sminuisca i miei meriti, ebbe parole di apprezzamento. No, 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 ma le confermo, ci mancherebbe, sì, sì. Ecco, io forse ce l'avrei una spiegazione, sa? Sputa. Mi manca il coraggio, non vorrei offenderla. No, anche se così fosse, non lo darò a vedere. Ecco, tutto ciò... Sì. Non potrebbe significare che, ecco, che io, ecco, che io che? L'amo? Parlami di tuo padre. Non faccia orecchie da mercante. Parlami di tuo padre, sta per arrivare. E allora glielo dico a chiarissime note, io l'amo. Senti, ma che tipo è? È giovane?
più giovanile che giovane. Ah, ma è un bell'uomo? È il mio papà. Ah, ah, ah. E se, è la moglie di tuo papà? La mia mamma, vuol dire? Mettiamola così. È una storia triste. Ma triste per chi? Per te, per lei, per lui? Diffusamente per tutti e tre. Ah, 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 ho capito. Ho capito, ho capito. Non scopriamo gli altarini, eh? Oh, oh no, no, triste sì, ma non in quel senso, non si preoccupi, non in quel senso. Ah, che fa? Che fai? Ritento. Ma avevi detto che non potevi. Sento che va meglio chiacchierare a Giova, aiuta a rilassarsi. Ah, sì? Sì. Ah, bene, ottimo, ottimo. Allora, riprendiamo. Che cosa stavamo dicendo? Parlavamo della mamma. Sì, sì. Alleluia, aia! Lo vedo ricomparso. No, 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 fermati, 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 scelerato, fermati. Ai, no, ai, no, ai, no, 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 signora, non lo dica, è una sensazione sua. Sento che fa gioco. No, 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 fermati. Ti prego, ti prego. Soffro le pene dell'inferno, fermati. È come se una manona dalla presa solidissima lo tenessi agguantato, tirandolo a sé. Te mordi, ti prego, te mordi, aia! Superato questo scoglio, verrà via liscio. Non si supera nulla! Te mordi, ti ho detto, teniamo per buono il terreno conquistato. Resistiamo, anch'io ripatisco, provo con uno strappo. Rapido e secco? Rapido e secco, sì. L'unica che non ho spazio per darmi slancio. Allora, ti do la mano forte scattando in avanti al tre. Sì, sì. Solo che dovrebbe, mi perdoni, è greve. Dimmi. Tendere con le mani da ambo i lati, coadiuverebbe. Ciao amore, ma come faccio? Scusa, fallo tu, no? Mi equilibro male. È comunque più facile per te che non per me. Prova a giostrare coi pollici. Sì, sì. No, 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 no. Ma che ride? Prurigina. Slitano con tutto questo fagotto. Dai, su, ma manda le ciance. Sì. Allora, uno, due. Che il Signore ci aiuti. Speriamo piuttosto che non ne sappia mai nulla. E lei è credente? È un discorso lungo. Tu no? Oh no, la mia era un'espressione così per dire. Ah, ecco. Lungo ma lo faremo, eh? Quando vuole. Uno, due e tre! Tesoro che non seppi preservare e finì col perdere. Mi domando come si possa perdere la fede contro la propria volontà. No, 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 sarò più esatta. Sì. Non la fede persi, ma i suoi tesori. Ah, la seguo a stento. È rientrato. Tutto. Ne avevo la percezione. È stato il contraccolpo. Come nei fucili. La meccanica deve essere stata quella, sì. Il rinculo. C'era bisogno di dirlo? È semantica. Tu ritremi. Ho l'ansia. E sudi, sudi. Mi perdoni, ma c'è qualcosa che dovrei confessare. Stai per svenire o cosa? Francamente non mi sento molto bene, no? Stai mica malato! No, 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 ma non nel senso che crede lei, non allarmi, non... No, 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 non in quel senso, non in quel senso. Non in quel senso, non in quel senso, sei malato o no? Che sarebbe, che io credo di avere una crisi, il cuore, sa? Ci soffri, alla tua età, ci soffro conseguenzialmente. A cosa? Che sarebbe, che io... Sarebbe, che sarebbe... Parla, non farmi stare sulle spine! Soffro di claustrofobia! E tu ci trovi una pertinenza? Evidentemente lui ne soffre ancora più di me. Papà! Papà! Questo è mio papà! È il mio papà! Bene, bene. Ce l'auguriamo tutti, sì. Siamo qui, papà! Sì. Ho sempre sognato di potermi presentare un giorno a mio padre con una donna come lei e dirgli: pa, questa donna è la mia donna! A farlo adesso suonerebbe pleonastico, vero? Sì. Allora... Oddio, papà! Ma che fa, signora? Perché si copre? No, perché ho... Ho un rigurgito di pudicizia. Oddio, cioè? E che mi vergogno. Mamma, sì. No, per carità, metta da parte gli scrupoli. Ho appena superato una crisi, ma potrebbe ritornare. No, 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 preferisco... Aia, quel volto coperto. Sì, sì, però bisogna sincerarsi che sia lui. Chiedi chi è? È lui, e lui, lo riconosco dall'ansimo. Sì? Siamo qui, papà, entra pure, è aperto. Thank you.
Ehi là! Crapuloni! Papino, ti prego, c'è un po' di tensione nell'aria. Ma si dice per dire, stupidotto, che sarà mai la fine del mondo? Sdrammatizzare, sdrammatizzare! Questi pasticci sono figli della salute! Dico bene o no? Vabbè. Comunque ora basta, eh! C'è qui papà, calma e gesso e tutto si risolve. Oddio, oddio, le risate! Ma già tu non sai. No. Nemmeno chiudo il portone, indovina chi ti incontro per le scale? Chi? Il generale del superattico. Che tutto gli puoi dire tranne che sia sprovvisto di senso dell'umorismo, eh? E mi fa, è il nostro titino che combina, quello che sa che è un paravendo. Ma detto nel senso buono. Se lo matto gli rispondevo, beh, oh, mica ce l'ho fatta a trattenermi. Senza riuscire a spiccicare parola dai crampi che ci avevo, puff, gli sbatto il divaricatore sotto il naso. E lui, ah, dottore, ma qui niente mia da intenzione di arricciarmi i baffi, ma i baffi, generale. Lei non sa cosa mi tocca fare. Correre a dare distura al mio figlio e lui, oh, lui, una lenza di tre coppe. Cribbio, non mi dica che è rimasto con la zambetta nella tagliola. La zambetta nella tagliola, capito, capito. Insomma, ridi tu che rido io, non mi riusciva più di venir via. Poi con cosa giù, come si chiama cosa? Peppe. Con Peppe giù in guardiola che ci guardava come un mammozio senza capire. Chi è Peppe? Il portiere. No. Oh, mi è toccato raccontare tutto pure a lui, perché esilata, esilata. Un monumento alla discrezione, eh? Con Peppe almeno potevi evitare, no? Senti, questo sgabello cos'è? Quello che ti ha regalato la zia Gianna? Oh, Ferruccio. Ah, il mobiletto bar che ti sei portato via da casa, dove l'hai sistemato? Ah, oh, a proposito della zia Gianna, ricordati, domani siamo a cena da lei. Non vorrei che doveste portare pure me. Caspita, che bailamme, si è fatto bisboccia a quanto pare, eh? Boh, fine della ricreazione. Al lavoro! Ah no, 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 prima innanzitutto io vorrei... Lo credo sia meglio cercare di risolvere, sì. La signora è un po' in ansia. Ah, benissimo, ok, stavolta. E quella pezza? Pudore. Non condivido. Comunque. Ecco. Dai! No, è troppo, è troppo, è troppo. Che fa? Trova gli strumenti. Quali strumenti? Quelli che servono. E quello? Alta tecnologia tedesca, gli è costato un occhio della testa, il sinistro. Sa, a casa si è rimasto in stacchetto quasi due mesi per ammortizzare la spesa. Ma io al mio ginecologo quella roba lì non gliel'ho mai vista. Ma piacere, finché si scherza, ma adesso cammini, eh? Sa, mio padre non è solo un medico, è anche un grande scienziato. L'ha progettata lui e se l'è fatta realizzare a Bonn. Roba la Torquemada, eh? È pericoloso, pa? Cos'è questo frescolino, scusa? Vorrò mica farmi lavorare in apnea, no? Allora, questo per me insieme a te che ti faccio sto... Pronti, eh? Anche arrivo, eh? Dolore! Dolorino? Sì, uomo! Oddio, ci salvi ai doppi sensi! L'ho detto fuori di ironia! Dolore! Domanda a lei! Sì, avevo capito! Oh, una cosa giusta! Sì. La prego, si sbrighi! Le gira! Le gira! Le gira, come dicono a nord, le gira! Sarebbe? Qui così non si risolve niente. Come niente? È una reazione a catena, lui pulsa, lei contrae, la contrazione induce il volume, compiola la contrazione, un volà! Un volà! Fino alla paralisi. E allora? Agiremo d'astuzia! Cioè? Non lo so, devo rifletterci. Dunque, l'olio? È in cucina. In cucina. L'olio è in cucina, no? Cucina di qua, no? Ci ha riflettuto abbastanza? Se n'è andato. Andato dove? Di là. Ah, ma no, via. No. Ecco. Io lo sapevo che non poteva filare tutto liscio, ma me lo sentivo. Aia. Certo, me lo potevi dire che tuo padre è matto. Non è matto, è solo un po' strano. È un pazzo scatenato, altro che... Ma perché giudica senza conoscere? Si è eccitato. L'ho visto io, si è andato a masturbare. Sì. Ma mi pare. Ma ti dico di sì, l'ho visto con questi occhi. Ma vista cosa? Da lì sotto, su. Ho un angolo visuale ridotto, ma sufficiente. Un'impressione paranoica. Dio volesse... Rieccolo. E comunque lui è un grande scienziato. E non è vero, sì. Non è vero che è andato a masturbarti. Sì, sì. Ah, sì, Beh, dico, forse la tua fidanzatina... Amica?
amica. Vabbè, vabbè. Sì. Forse la tua amica ignora che un buon medico lo si riconosce dal rigore con cui sa tenersi alle norme del segreto professionale. Abbiamo toccato con mano la misura della sua riservatezza. Sarà che parliamo lingue diverse. Questo suo eccesso di ritegno rischia di suonare alquanto offensivo nei miei confronti. Mi dispiace, ma non posso farci nulla. Ma io ho provato a convincerla, ma lei niente, è un sercio. Ah, sì. Volendo, potrei pretendere una norma di legge che mi riveli la sua identità, lo sapeva questo? Farà prima togliermi suo figlio da dietro che questo pare cadute dalla faccia. Ma già, ma non pare cadute. Ma che idea, non avevate altro per coprirvi? La signora non voleva le mie lenzuola nemmeno sul letto, dice che sono luride. E lo sono. Lo sono, controlli. Sudicio! Bella figura che ci hai fatto, eh? E che per conseguenza hai fatto fare a tuo padre. Ma cosa deve pensare la gente? Che sei figlio di nessuno? Ecco cosa, eh? Come se non ci fosse chi bada a te. Chi si danna l'anima notte e giorno per mandarti in giro lindo e pignotto per sentirsi dire cosa nelle lenzuola luride, eh? E poi fa salire gente, capito lui? Fa salire gente, ospita lui, ospita. Che poi giustamente una persona normale vedendo questo schifo nemmeno se la prende con te, eh no? Poveraccio, la colpa mica è sua, è dei genitori, non è vero che ha pensato così, lo ammetta, eh? La prima cosa... Pistoia! Quante volte te lo devo ripetere? Se proprio non vuoi darti da lavare a me, almeno portare in tintoria, no? Poi mi dici quello che costa. Ma domani l'avrei fatto. Ma domani, domani, sempre domani, l'eterno domani. Basta che rimanda lui. Santo Dio. Ha le mani appiccicatizze? Eh? Dico, ha le mani, le dita appiccicatizze? Da una sberla, non si può capire. Io scommetto di sì. Beh, oh, fatto male? Al solito. Ah, boh. Ho lo schiaffo tarato per mio figlio, ah. Sa, è un'abitudine. Sì, ne soffrirebbe se smettessi di dargli. Dai, oh, dai, dillo anche tu. Dai, non mi fare fare la figura del brutto agli occhi della tua amica. Dai, dillo anche tu. Ne soffriresti se smettessi di dargli. Dai. Oh, che storie sono queste? Obbedisci, rispondi. Ne soffriresti sì o no? Uffa, mi scoccia. Ecco, dai, dai. Oh, ti prego, rispondi. Questa risonanza mi danno le fitte. Ne soffrirei, sì, sì. Ah. Deo grazie. Ci voleva tanto. Andiamo, tira su. Perché? Devo farti l'iniezione, no? Tira su. Che iniezione? Per aiutare la detumescenza, no? Cristo, l'iniezione, no? Ma se riprendi a bestemmiare, io ti cavo gli occhi. No, no, no. Già te l'ho detto. Non lo sopporto, non lo sopporto, non lo sopporto. Ah. Ma perché? Ha bestemmiato? Dire bestemmiare è un eufemismo. Si tratta di descrivere quello che è uscito da quella bocca durante i primi giri di valzer. Tu hai bestemmiato? Ma così per il trasporto di Sergio, una cosa che si fa. Tu hai bestemmiato? Bene, non sei credibile. Fino a tanto sei capace di arrivare. Vabbè, lasci stare, ho già provveduto io a fargli un bel cecchetto. Grazie, grazie, bestemmiato, bestemmiato. Pensavo l'avessimo superato, ancora questo siamo, eh? Scusami, papà. Sì, papà, papà. Intanto papà ci si pensa sempre, eccolo qua, ci si pensa sempre e soltanto quando si è nelle peste, eh? Soltanto allora ci si ricorda di avere un papà. Sennò papà torna a essere il vecchio rimbecillito che non capisce nulla. Fai la frizione? La sto facendo, no? Ma ci va giù pesante, ma si cambi un attimo. Senta, io non parlo con chi neanche ha il coraggio di guardarmi negli occhi, chi ne è tu, papà? Ma almeno è una cosa che serve. Oddio, aiuta. Adesso aspettiamo che entri in circolo e capita, ne ho scaricato una bella dose. Vai, pare arpionato là dentro. Caspita, mai visto niente del genere? Ma non è un luminare? Boh. Questo ragazzaccio. No, la prego, mi copra, la supplico. No, lei deve perdonarmi, cara signora, eh. Magari le sembrerò villano con questi miei slanci di giocondità. Ma lei sarebbe aspettata che so io una reazione sdegnata, codina. Ma diciamo più educazione e serietà, ecco, sì. Ma se è lei che viene a darmi lezione di malacreanza con questa sua fissa di non volersi far vedere in faccia. Discorso logoro, passi oltre. Brucia. Sì, deve bruciare. Brucia molto. E la nemesi. Sì, ci voleva una dose robusta. Forse una roba troppo! Mi fai parlare con la tua amica senza interrompere! Piano! Oh! Allora, adesso dove? Cosa si diceva? Ah già! Si diceva, vero, di certo mio brio. Comprenda, se qui c'è un medico, col medico c'è anche un padre.
Il medico constata, interviene freddamente, scevro da pregiudizi e da passioni, ma in tutta onestà. Si può chiedere lo stesso a un padre? No, per la miseria. Il sangue non è acqua, il sangue si infiamma, esulta. E un padre comprende ed apprezza. Straparla? Non straparlo affatto, perché lei è donna, mamma. No, 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 zitto, zitto, non lo dica, eh. Che cosa? Madre, no. Ah, era sull'umiliazione. È un tasto che con me questo proprio non si può toccare, mi spiace. Pardon, forse una gaffa? Non può saperlo, sorvoli. Boh, Maria, ma per andare addosso. Un papà, è un papà. È un papà vedere il proprio figliolo, cose che una mamma. No, una mamma in generale, oh! Stenta a comprendere, a meno di casi illuminati, ma che dico comprendere? Che una mamma! No, allora, per accezione lata, diciamo pure una donna tu cur! Avversa, detesta, fugge con repulsa, mentre da maschio a maschio. Da maschio a maschio, torno intese, accordi, che solo chiede la partita, può capire. Di qui la mia per lei incomprensibile, o cielo, come definirla, euforica indulgenza, ecco. Vuole umiliarmi? La smetta! Umiliarmi? E non faccio lo gnorri! Lo gnorri! A gesti, a parole, lei mi umilia, ancor più con le parole. Crede di farla a colpi di fioretto e ci va giù con la brutalità di un boscaiolo. Lei è un misogino, eh? Oh sì, lei è un reazionario, anima aspra e crudele. Aguzzino! Padre! Padre! Questo è il mio titolo, non il solo, ma il maggiore, un papà! Un papà che non può e non deve smorzare il proprio entusiasmo nello scoprire che è l'unico frutto delle sue polpe. Colui che a prosecuzione di sé nel mondo si dimostra in grado di tenere alto un corpo. Un nome! Un nome che è suo quanto mio! Ma addirittura esaltarsi! Ma certo che mi esalto, cara signora! Ma li hai visti in giro cosa sono di patetico questi ragazzetti d'oggi? Mozzarelline, pallide e sangue. Ti guardi intorno, faccia caso, tutti bim bum bam, bim bum bam, bim bum bam, poi al dunque ti lasciano con un pugno di mosche in mano. Ma le sembra così facile rimediare un farabutto come questo? Uno che non recede di fronte a nulla, non un venditore di chiacchiere, non un venditore di fumo, ma uno che mette al bando le ciance e agisce. Ecco, e poi consideri anche la sua età. Certo, lei potrà sempre dirmi la gagliardia della giovinezza, argomento gramo, chi conosce a fondo l'animo umano sa che la giovinezza comprende, sì, un gran desiderio di impresa, una brillante attitudine nel progettarla, ma poi, al dunque, grazie, il fugone, questo per di più, e scoprire che il mio titino non fa parte dei più, ma che fa storia a sé. Scoprire lui l'ardimento di un giovane David che si lancia contro il suo Golia senza tema e lo sopraffa, lo sconquassa, lo baciulla. Ma il mio sedere non è Golia. Sotto metafora, sì. E allora gli faccio riprendere la fionda e mi lascio andare via. Scoprirlo quando sarà anche temuto il peggio. E non ricominciamo, dai. Ma perché no? Ormai che tutto volge al suo agognato epilogo, sono il primo a fare ammenda dei miei cupi sospetti. Avrei giurato che se la facesse con un certo Ricky Spaccamenta, suo compagno di banco alle medie. Vabbè, ma quell'età non si può dire, sono indefinibili le propensioni di un fanciullo che va a farsi uomo. Bravo, l'ha detto. Una età mostruosa quella. Una terribile terra di nessuno percorsa da 1020 va a farsi uomo. Questo è l'auspicio. Così dovrebbe, ma nel frattempo un povero genitore che dovrebbe fare? Se non spiare ansioso, magari malinterpretando per eccesso di premura, quei non nulla che mostrano più facilmente il fianco all'equivoco, che ne so io, uno scatto fuori luogo del polso, un falsetto nella voce, una via crucis. Signora mia, una via crucis per chi non c'è passato. E certo, sentirne parlare se ne può soltanto ridere. Con Ricky facevamo solo i compiti insieme. Non solo. Ve lo misuravate, gli ottanati. Vabbè, ma a quell'età è naturale. Glielo dico un po'. Sì. L'avessero fatto col centimetro. Dio solo sa quanti gli hanno regalati di centimetri. A chilometri gli hanno regalati. No, con le mani se lo misuravano. Anzi, meglio, con la mano, questa. La sua, che andava buona per entrare. Ma t'ho spiegato, era per avere un solo metro di misura. La mano di Ricky era più grossa della mia. La spiegazione mi sembra ineccepibile. Vabbè, chiuso. Acqua passata, abbiamo qui la prova tangibile che si dispiegano per il futuro. Nuovi, luminosi, orizzonti. Tangibile, sì. Ruba cuore.
Mano davanti alla bocca, capone. È il farmaco. Beh, ti rilassa, effetto giusto. E che se n'è venuto di nuovo? Uila! Senti, giusto adesso. Succede che quasi nemmeno me ne accorgo più. Okay. Ma siamo alla trascendenza. Ma è sorprendente. No, no. Sono stremata, insopportabile, basta. Insopportabile? No, insopportabile. Sì. Insopportabile. Sì, sì, sì. Ecco perché canaglia, non volevi mai farti vedere nudo, no, neppure dal tuo papone. Sono stremata, sì, stremata da voi. Da noi? Sì. Noi tutti e due? No, adesso lavoro un po' troppo di fantasia, signora. No, no. Le iniziative, sta sicuro, non le mancano davvero. No, 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 basta. No, no, ecco che sbatto. No, ecco che venne precluso per sempre agli umani il paradiso, sai? Il paradiso terrestre? Non lo sapevi? No. Ah sì, certo, assolutamente sì. È certo che sì. Io ho ribadito un peccato che già commisi in gioventù, ma quantomeno allora io mi limitai ad accettarlo. Adesso invece io l'ho reclamato, io l'ho preteso. Sì, sì, preteso! Mia unica giustificazione, l'essere trascinata dal soffio di una reminiscenza, dal desiderio umanissimo di tornare illusoriamente a quel giorno quando un amore possente venne a scuotermi le carni viscide e prensili con invasione brusca. Dopodiché il diluvio, quindi il nulla. Una sessualità fatta di routine che è parente stessa alla castità. Niente più lascive, niente più tremori della carne, soltanto affettazione, acidia, senso del dovere. No, voi non siete complici della mia sventura, no. Voi non siete compagnon de route, no, voi siete ambasciatori dell'inferno. Tu, capra a forma di languido Pluto, è lei! Paradossale vecchio dal quale copre il volto non più per celare il mio ma per evitare di scorgere il suo, io dico diamoci un taglio! È un'allegoria! È un'allegoria, vero? No! Che tanto lo so che non mi potrete essere di alcun aiuto! Primo, lei è un pessimo medico, secondo, malevolo d'animo!
Mi dispiace, Tito, lo so che il tuo papà e forse per questo ti sei abituato a vedere sotto una luce, come dire, un po' falsata, ma i fatti parlano chiaro. E io voglio un'ambulanza. Chiamate un'ambulanza, mi prego. Voglio un'ambulanza. Ma signora Riccobono, la prego, non si lasci andare così. No. Oh, signora! Si è sposata! Sì. Lasciamola sfogare, eh. Lasciamola sfogare, anche questo può favorire il rilassamento di entrambi. Che c'è troppa tensione, troppa attenzione. Con le palpitazioni, papà? Uffa! Quelle... Ce l'aveva anche tuo nonno sotto i bombardamenti. Cosa c'entra il nonno? Reazioni analoghe di famiglia. Aspetta. Tagliamo! Certo che ha una linguetta, Un rasoio proprio, zac. Carina, però tranquilla, non mi sono mica offeso per quello che mi ha detto. E sì che ci è andata giù pesante, ma cosa si pensa? Però siamo corazzati contro questa sorta di attacco all'arma bianca, dico, noi clinici, noi specialisti di un certo rango, dico, sono cose all'ordine del giorno, anzi, temprano. Per quanto... Nella fattispecie lei si è espressa con termini su cose che andavano un po' al di là del seminato, vabbè. Ma se qualche frazione c'è stata, dico nel mio modo di rapportarmi alle circostanze, creda, è di segno totalmente opposto a quello che lei pensa. È solo un eccesso di affetto. Ecco, che vogliamo condannare i sentimenti adesso, un po' di buon cuore. Io, il mio Titino, ho dovuto crescermelo da solo, sa? Non sia dura con me. Consideri che oggi come oggi il mio sangue scorre assai più nelle sue vene che nelle mie. Adesso faccio vedere, guardi. Oh no, le porto! Titito! Eccolo qui. Guardi, questo è il mio Titino, il primo giorno di scuola, guarda. Ma per piacere! Titito! Allora che mi dice? Che le dico? Caruccio, sì. Che zazzera! No, via. Ecco, no, qui invece, ecco, qui alle medie con i compagni di squadra, lui è quello con la maglietta un po' sbiusata. Quello con i risvoltini verde pistacchio. Ah, ma questo qui? No, quello Ricky Spaccamenta, quell'altro a fianco. Ah, questo qua che gli tiene la mano. Quello. Sì, dai, un po' qua. Qual era? Ricky! Mai più, Ecco, no, questo volevo farlo vedere. No, qui siamo, perché qui siamo tutti e due durante una vacanza in Valsugana. La Valsugana. La Valsugana. Mai stata? Da ragazza a ragazza. Ho lasciato la Valsugana, sempre scia, passeggiate lunghe, poi questi boschi, poi ti perdi, quando saremo fuori, poi si mangia la grande, funghi, un po' stretta, piove spesso, però sono queste chiesette, si fai pergine, cosa dire, si cammina, e poi certo è mangiare, poi cosa c'è di più? Ah sì, la taraglia, che è quella buonissima, che ci posso mettere da ricca dietro. Che c'è? Tu! Cosa? Tobia! Bici! Tobia Galeazzi! Tra secolo, bici e pastrengo! Ma cos'hai fatto? Una vita avventurosa! Avventurosa, Finalmente t'ho ritrovato, brutto porco! Che ti fai dire porco, papà? Già, perché mi dici porco dopo quasi più di 30 anni che non ci si vede? L'hai detto, porco, mille volte porco! All'ultimo anno di liceo, sì. Non essere scioccamente didascalico, Non c'è bisogno che tu venga a dire a me da quanto tempo il signorino si è eclissato. Eclissato io? Ma senti tu che roba, il bue che dice cornuto all'asino. Ma insomma, papà, si può sapere che cos'è per te la signora Riccobono? Riccobono, Anche questo è tutto da capire. Se non sbaglio, madamigella, avevate ben altre fisime per la testa. Sposa io, per carità, giammai. Non c'era il fuoco mistico a divorarvi. Darò all'anima ciò che sottrarrò alla carne. Parli di cose perse nel tempo. Ma ci vuole proprio la faccia come lì. La faccia come lì. Oddio, è terribile. Come perfino le esclamazioni più banali assumono beffarde attinenze con le circostanze. Volgare oggi come allora.
Ma sei tu che te li vieni con certe uscite. Non capisco di che parli. Ma di noi parlo, di noi, in quei bei tempi andati. Smettila, smettila. Ma davvero, davvero tutto dimenticato, eh? Io che ti stringo la mano implorante su quella panchinetta di 9 assi 9 nel sole di luglio. Senti, guardami, tu non le orecchie per non ascoltarti, smettila. La campanella aveva appena suonato la fine dell'ultima ora trascorsa insieme, sì, sui banchi di quell'aula, la nostra, la terza P. Sì. Stupefacente, eravate in classe insieme? Stai rivocando la tua infamia, non la mia. E allora fallo, ma fallo fino in fondo. Non la tua. Quella cosa che mi hai dato qua mi sta facendo venire sonno. Ma eravamo lì, io e te, ancora scossi nei cuori e nelle carni dagli strascichi di quella folle notte rubata alla sorveglianza rapace di padre Cosetti durante la settimana bianca in Val Sugana. Curioso, se sbadiglio mi eccito. La Valsugana, che al ricordo l'ho notato, ci lascia un gemito all'unisono, negalo se puoi. Lo scenario del tuo delitto fu quello. Boom! Provincia rotta era e provincia rotta sei. Ce l'avevamo fatti la posta fin dal quarto ginnasio. Ma che cosa dici che al quarto non c'ero, che venivo dalle tecniche? Vabbè, dal quinto. Sai che mi ha addormentato la parte sbagliata. E quell'ultima notte? Quell'ultima notte di vacanze, in quella valle fatata, sì, tutti un po' ebri. Sì, ma per questo si ritti. All'orecchio il tuo sussurro. Non questo! Raggiungi! Sì, sì, stupida, folle, scellerata. Quelle poche sillabe ti armarono la mano. E ti raggiunsi, pregno dell'amore che per 5 anni... Quattro? Veniva dalle tecniche. Ma già, pregno dell'amore che per 4 anni aveva alimentato versi struggenti, ingenui forse, ma veri. Gli avevo riempito quaderni e diari, fitti, fitti, fitti. Tutto ciò non ti assolve. Bufalo! A bufalo! Ma te che non assorbe! Non fossi tu, in quel mattino di luglio, il campanini carboni al nostro fianco, sì, italiano, latino, latino, italiano. Sì. Con me che ti imploravo, sposami, 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 a dirmi no, 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 3 volte no, come Cesare nel foro. Nel foro? Aia. Nel foro. Con la F maiuscola. Le tue erano parole di marinaio, l'avrebbe capito anche un cieco. Ah, questa è la balla dell'ultima ora, eh? Hai ben altro per la testa tu. Entrare fra le marcelline, sì, ricordi? E lo feci. Sì, questa è suprema. E l'ermellino che ha notato di là cosa sarebbe? La tua tunica conventuale? L'abito l'ho smesso e da allora volteggio sull'abisso. Non posso. Il Signore mi chiama. Fra le sue mani va a mettere la mia giovinezza. Guarda, mi ricordo tutto, parola per parola. Fra le sue mani va a mettere la mia giovinezza con l'onta in essa racchiusa, simile a scrigno nero in uno scrigno. Il tuo crimine fu ben più orrendo. Ma quale crimine? Averti dato l'amore che tu eri venuto a chiedermi. No! Ai! Avermi dato un figlio, soprattutto. Siamo in pieno dadaismo. Un figlio, io a te. Fratellino! Mano davanti alla bocca, Catone! Bastasse quello! E togli sta robaccia, mia zella! La zella, cos'è il linguaggio delle marcelline? Da tempo sono ben altra da quella che fui, da quella che cercai di essere, ma che non riuscii mai a divenire. Ah, lo vedo bene! Ma quale la causa? Quale? Tu che parli tanto di cause, sappi che da allora il mio cuore è rimasto spezzato e tutto per causa tua. Se a te è rimasto spezzato il cuore, contentati! A me la vita! Ci separammo, è vero? Tu andasti per la tua strada ed io per la mia. E non ti avrei cercato, ma nel modo... Hai finito, caro? Ma nel modo in cui non cercano le donne, ovvero nella segreta attesa di essere cercata. Questo lo dico adesso, non è che mi era chiaro. Ma so guardare in prospettiva e capire il senso delle mie emozioni. Un fratello nipote? Ma lei potrebbe essere mia zia? Non interrompere il tempo che ho ripetuto 100 volte! Silenzio! Avanti, avanti. Nell'attesa di prendere i voti mi avviai per la lunga strada della catechesi. Poi, grazie a certe conoscenze curiali di famiglia, ebbi un abboccamento e venne ammessa tra le mura del Pio Istituto San Gioele della Verecondia. Ah, che c'è? No, io conosco una che sta lì, penso. Sto finendo un concetto, per favore! Per favore! Ah. Scusa, avanti, avanti. E lì, posso? Sì. Non lo so. E lì mi chiusi, nella speranza di dimenticare, ma... Ritine se vuoi! Chi è? No, era... Vabbè, niente. Ridine se vuoi! Ah, sì, sì. Nel timore di essere dimenticata. Ero solo con me stessa, con i miei giorni e le mie notti, e la brama
passo in passetto, aia, andava mutando in castità, in quella gioia sana che vibra a dispetto delle viscere intrise e peccatrici. Ma che schifo! E questa, sai, è l'inclinazione che noi del nostro genere definiamo purezza. Ah, ed era ciò verso cui tendevo. Ah, la perla del convento era divenuta. La coccola della badessa. Ah, sì? Sì, sì, sì. L'aureolata, vice! L'aureolata! Sì, sì. Ah, ma si prevedeva per me una luminosissima carriera, dì sai? Tu! Beh, sì, che avrei percorsa a capochino con grande umiltà. Quando, nel mio grembo, come un oscuro avvento, montò il lievito del tuo seme. Ah, ricominciamo! Io ti maledico! Come dirti del terrore che mi precipitava dagli incubi della notte a quelli della veglia? Tu mi vuoi incastrare! Ma schiaccio balordo, quello che dici adesso è come se me lo avessi detto allora. Vabbè, andiamo avanti, vai, vai. E lì in quel supplizio, una sola luce, un nome. Tobia, Tobia, Tobia. Vai. S'accorsero presto del ventre che si ingombrava. Le piacciono i dolci, la ghiatona. Ma quale dolci, un pancione rotondo e turgido. Ma questa qua, mica zizza! I primi umilianti sospetti, la turpe certezza, i dolori del corpo, quelli dell'anima. Poi un caro amico risorse dal passato e mi stette vicino quando veni messa alla diaccia. Ah, bene, bene. Ah, il Tobia. So io andò a letto via. Oh, e chi sarebbe costui? Lì all'estero, le Svizzera. È vero. In un convento, pur io, per ben altri motivi. Nel Canton Ticino. Ti, poi ti spiego. Oh, chetati, bice, chetati. Lo raggiungerò e gli farò sapere. Mai sentito nessuno? Spergiure, baro. Perché ti fai dire così, babbo? Non chiamarmi babbo, è un toscanismo che non sopporto. Ma lei ha detto chetati. Tempo a guardare quello che fanno gli altri, tu, eh? Avanti. Non lo sape niente di te, quel bastardo rettile schifoso di Tobia. E bada, che ti riferisco paro le parole di un tuo carissimo amico. Oh, mi piacerebbe proprio conoscerlo, questo bel tomo di un amico. E lì il mondo mi crollò addosso, premuta dai miei che minacciavano di chiudermi la porta di casa dopo che mi era stata già preclusa quella del chiostro. Ero sul punto di... abortire! Oh. Ma abortire non volevo. E non dovevo. Bravo, eh. Facile dire adesso a babbo morto. Ha detto babbo, dai, non riferito a me. No, non l'ho ucciso tuo figlio. Ma il prezzo maggiore che si può chiedere ad una madre. Basta, bice, basta, ti prego, basta. Se fosse vero quello che tu mi narri, di te incinta dell'amico che mi viene a cercare, ma questo avrebbe rappresentato per me una felicità senza pari. Ecco gli uomini, vi escono menzogne come il fiato del respiro. Ma ti giuro, dice, il tuo racconto mi basisce. Che vuol dire basisce, papà? Che non sa che pesce prendere, capito? Sta che non sa. Hai detto la tua, sì. Fa che io dica la mia, no? Sì. Poi mi dirai se la mia verità vale o no la tua. Sì. Prima di tutto, possibile che non ricordi quale fu la prima cosa che ti dissi, ma la prima subito. Ma quando? Quando? Quella notte in Valsugana. Ma certo che me lo ricordo. E quale fu? Avanti. Ma dai, non farmi rossire. Non c'è niente da rossire. Ma no. Davanti a tuo figlio. Davanti a mio figlio. Vai. Girati. Perché? Chi? Questa fu. Che? La prima cosa che mi dicesti. Io. Porcello. Girati. Dai. Già. Ma cosa già? Come la prima che ha detto a me. Lei. Girati. Non proprio. E allora? Girami, questa, girami. La prima! Subito. Un moto del cuore. Ah, ma non fu la prima che io dissi a te? No, la prima è unica. Ma tu scherzi. Parassi pochissimo. Non è vero, non fu quella. Vabbè, allora quale? Girati e non girami. Ma nemmeno! Insomma, quale? Uffa! Aia! Vabbè. Allora, io ti... Scusa, puoi andare un attimo? Ma dove va? Già. Vabbè. Non preoccuparti, ti dissi. Ho problemi. Non si è. No. Dice, non preoccuparti, sì. Ti dissi. Ho problemi. Io ho problemi, lo perdo. Non ti ho problemi di fecondità. Ma te li inventi? Ma niente affatto. E dito allora? Ma da giovane di quei problemi, no? Da giovane? Sì.
un problema salutato da taluni come una manna, da che serra le porte a molte grane, consentendo di spassarsela senza patemi. Beh, così non fu per me, che da quando il difetto mi venne rivelato durante la visita di leva, perché ricorderai, ero ripetente. Eri ripetente? Sì, ero ripetente. No. Ma mica... Cioè, studia, studia. Quasi ti baciano, quasi ti baciano. Allora, basta! La scuola è importante, la scuola è importante. La finiamo qui! Il motorino te lo scordo. Dove ero rimasto? Ah già, da quando il difetto mi venne rivelato durante la visita di leva, feci di questa menomazione un cruccio insopportabile. Ho sverete frecce al mio arco per sostenere che menti. E quali? Sentiamo. Dite innanzitutto, vivo, vegeto e presente. Ma poi guarite, l'ho detto. La scienza ha fatto passi da gigante in questo campo negli ultimi anni. Dite innanzitutto, ma soprattutto... Costantino! Costantino chi? Il mio bambino. Tuo figlio. Mio fratello! Nego questa paternità! Negherai anche la mia maternità? Ma stendiamoci un velo, la decenza di non chiederti conto. Cioè, osi dubitare di me? Ma se vieni a raccontarmi di aver avuto un figlio da un altro, che dubbi potrei avere io? Ma se passai dalle tue lenzuola alle pareti della clausura? Tu me lo dici, ma io non la so. Ma tu mi insulti! Ma prendo le distanze dalle tue ingiuste accuse. E questa fanfaluca che avresti detto una volta in camera? Te la dici, te la dici! E tu mi rispondesti bene! Hai problemi di fecondità sotto a chi tocca? Ma deliri! Mi ronza ancora nelle orecchie. Una sola cosa dicesti e torno buona per tutta la notte. Girati! Pa, buon sangue non mente. Antonà! Fermi tutti! Ma dunque, sarebbe stato per questo motivo che ti avrei detto girati? Assolutamente sì. Oddio. Ricordo, forse, una timida copula da Tergo, ma venne da sé senza alcun dibattito. No. Tu mi prendesti analmente. No, vaginalmente, vaginalmente, vorrei dire. Una volta vaginalmente, una sola volta vaginalmente. Me lo volesti, lo imponesti, io lo temevo e fu fatale. Ma solo vaginalmente? No, anche vaginalmente. Mai analmente? No, soprattutto analmente. Ma ti giuro, Bigetta, no. E allora quando? Ma mai. Ma rinegressi tua madre? Non ti ho mai preso analmente per la notte. Ma scusami, ma se la mia intera esistenza ne è improntata. Oh, io non so che farti. Ma questo è negare, non so, l'esistenza di Bergamo o della Transiberiana, no? Di un fatto che oggettualmente è. Se la signora Riccobono insiste, io sinceramente Sì, carino, soltanto se lei mi dice analmente, capito? Allora io ho detto una volta, purtroppo, ahimè, anche vaginalmente. Ma solo vaginalmente, due volte vaginalmente. No, una volta vaginalmente e più di 10 analmente. Due vaginalmente, nessuna analmente. Poi una analmente, cumulativa. No? Ok. T'arrampichi sugli specchi. No, dico le cose come stanno. Quello che ti rifiuti di ricordare ha segnato fino ad oggi l'essenza stessa della mia vita e credevo illusa che fosse stato così anche per te. Ma sì, Bicetta, sì, so, con memorie falsate se tu mi dici analmente. E lo ribadisco, e tu lo ribadisti a più riprese. Ma possibile che non ricordi quelle due volte? Io una me la ricordo, mai dimenticato. Non furono malaccio. No, eventualmente non fu malaccio, ma te lo ripeto, per me fatale. Una vaginalmente, 10 analmente. Ecco, ma sì. Una così e più di 10 cos'ha? Più di 10? Sì, ma non stai in piedi? Ma stai in piedi benissimo. Ma chi mai potrebbe? Ma tu potessi. Ma mi lusinghi, ma per una cosa che non l'ha mai fatto. Stacci, papà. Né con te né con nessun'altra. Ma che bugiardo. Analmente mai. Vabbè, anche io, dopo di te mai con nessuno. Menti. No che non mento. E io allora? Mi rinnega come Pietro? Ma fino ad oggi, naturalmente! Si salva sempre in corner, non mi convinci. No, è così. Quando oggi l'ho visto in palestra, qualcosa mi ha detto, devi. O meglio no, puoi. E non che io non abbia visto altri ganzi, molto molto più ganzi di lui, sì. Ci mancherebbe. Ma sì, solo che con loro mi sono sempre data, no? Avete capito? Cioè vuol dire sempre, no? Vaginalmente. Esattamente. Oggi invece... Ma c'è invece un misterioso incantamento. Ma più di 10? Più di 10? Non è impossibile.
Anche io oggi, senza troppe complicazioni, mi sentivo già sulla buona strada. Ah, sì? Mi ha tappato! Mi sconosco la paternità di questa impresa! Se si tratta di paternità, tu la mi sconosci subito! Sono irremovibile! Però in questo lo devo ammettere, perché tu non ostenti la vanità tipica dei maschi che sanno di potersela permettere. Oh, cosa? La vanità. Cioè? E dai, Tobia! Che? Da. Chi? Vieni. Che? Lì, lì! Ma che cosa? Con quel ramo di querce che ti ritrovi tra le gambe, dai! Io! Adesso capisco perché quel subitaneo stordimento giù in palestra. Un colpo qui! Lì! Vabbè, qui è dappertutto. Avresti dovuto esserci. No. No, tipo giù in palestra. Io sì, l'avrò fatto un po' di occhietti dolci, ma lei subito decisa, sfrontata. Da me non posso. Da te lontano. Vada mia, talmente. 10 volte un ramo di quercia. Più di 10, più. Tra le gambe. Un'arma impropria. Adesso capisco perché ti mi spiavi sempre nel bagnetto. Tu speravi che io diventassi come te. Se vedi che non riuscissi a emularti, papà? Papà? Voltati tu! E non fare dello spirito, sai? Ho detto voltati! No. È questo? No. Sì! No. È questo, secondo te? Trattati! È questo, secondo te, sarebbe un ramo di quercia? Ma dov'è? Eccoti il caffè. Speriamo che ti svegli almeno un poco. Lei mi gradisce? Ce n'è, non è un disturbo. Guardi, giusto un dito, se non è un problema. È amaro. Amaro va benissimo. Ah, sì, prego. L'ha fatto con l'acqua frizzante. Ripristiniamo il tu? No, non me ne sento ancora pronto, ma lei faccia pure come le viene meglio. Dia pure. No, okay, fatto. Lascia stare, poi ci penso io a sciacquarle. No. Faccio io. Preparo un altro. Per carità! Come se? Io direi di aspettare ancora un poco. Ma certo, se continua a non succedere nulla, saremo costretti a rivolgerci a uno specialista. Ma io credevo che lo specialista fosse proprio lei. Sì, anch'io lo credevo. Anch'io. È un mia colpa? No, è che ci vogliono gli strumenti adatti. Ma quello lì? Dice che gli fa male. Ma facendo piano. Non se ne parla, almeno mi fa male già facendo piano. Aspettiamo. Pare cementato, pare. Lo so. Ma aspettiamo quanto, però? Perché, no? Chi vivrà? Vedrà. Oh.
Sicché? Sicché non lo facemmo insieme quella notte? Non fu io. Evidentemente. Un altro. Ma chi? Senza meno uno scambio di stanze. Durante le gite scolastiche sono all'ordine del giorno, soprattutto dopo che si è bevuto un po'. E non si era bevuto un po'. Sì, ma come ho potuto sbagliarmi? Come ho potuto? E magari io, che sono andata ad aspettare nella stanza di qualcun altro. Tante. Due estranei, eh? Ecco perché lei voleva! Lei che, non lei, quella con cui stavo, ecco! Perché insisteva tanto affinché mi togliessi la zampetta di leone che a suo dire avrei dovuto portare appesa al collo, sostenendo che avrei rischiato di graffiarla sulle sise. Io che non capivo, pensavo che fosse ancora un po' brilla. Sì, e lo ero, ma altrove. Sì. Vorrei però tornare su quella zampa. Sì, anch'io effettivamente. Sì, sì, con ogni probabilità doveva trattarsi di una zampetta di leone finta ma ungulata. Tocchi qui. Cosa? Tocchi qui, la prego. Poggi i polpastrelli, gentilmente. Lì? Sì. A che però? La prego. Oh, io... Lì, eh? Prego. Ecco. No, più lì. Hola. Più su. Più su. Più giù. Oh. Più là. Ah, sì. Posso anche guardare? Deve. Oh, là. Sì. Graffi. Sì. Astriature sottili e parallele, quattro. Sì. Mai completamente rimarginate. Ah, certo. Ah, io credevo che fossero il segno della sua foga. Certo, sua, certo. No, sua tua. No, no, foga mia! Foga mia, così certo. Non si può andare avanti. Possiamo ripristinarlo questo tu, per favore? Ripristiniamolo un po'. Quantomeno per non replicare nelle spiegazioni la confusione dei fatti. Sì. Ma che sia chiaro, eh? Lo faccio, torto collo, non me ne sento degno. Certo. Scusate, vorrei vedere anch'io, se permettete. Pure tu, perché? Ho un trasferimento, ricordo prima di averci buttato un'occhiata avvertendo un vago sentore. Sentore di chi? Fatemi vedere, forse anch'io ho qualcosa da dire. Vai a prendere un pezzetto in bagno, parla per cortesia. Vai a cortesia, vai a prendere. Bon, in bagno, eh? Sì. No, bon è un'espressione che gli è rimasta da quando ho dovuto pagare il saldo per il divaricatore dei tedeschi, sì. Una sorta di trauma. Interessante. Così, puoi parlare? Eccolo. Ecco, luce e orienta bene. Ecco. Luce. Ecco, vai. Sono queste due, eh? Sì, ecco, certo. Ferma così, benissimo. Un po' più sotto la luce, pa. Fermi così, sono fermi. Sì. Ma queste cicatrici identiche ce l'ha pure la zia Gianna. Ed esattamente nello stesso punto, solo che lei ne ha di più e di più profonde, ne ha quasi tutti i capezzoli a brasi. Ah. Poverina. La zia Gianna? La moglie di Flavio? E tu che ne sai? Oh, no, io ne so. Ma Flavio chi? No, niente, Flavio Ragusa. Ah no, dovresti ricordarlo. Ma il ciuccio della terza P? Lui! Il povero zio Flavio. Dunque, chiaro! Colei con la quale mi sono giaciuto e che temeva a ragione i graffi di quel bizzarro amuleto. Pensava di stare con Flavio, il quale non stava con lei ma stava con te, che pensava di stare con me, che pensavo di stare con te, invece stavo con l'altra! Ma è orribile! Tu poi mi spiegherai della zia Gianna. Ma insomma, Flavio fu! A occhio e croce sembrerebbe. Spergiuro e baro! Flavio Ragusa, te lo ricordi, no? Ultimo banco, mi c'è una finestra un tipo grosso albino, il mio più caro amico. Ma è lui l'amico di cui ti parlavo poc'anzi! Colui che avrebbe dovuto riferirmi del bambino! Quello! Ma follia! C'erano ancora tutte le lettere che proprio in quel periodo mi spediva in Svizzera per consolarmi del grave stato di prostrazione nel quale ero piombato dopo il tuo abbandono, una sofferenza tuttora inestinta. Tuttora inestinta? Sì. Vabbè, ma questo è duro da sapere per un figlio. Dunque, Pato è voluto più bene alla signora Ricco Bono che alla mamma. Già, Ricco Bono, eh? Questo capitolo non l'abbiamo ancora sceverato abbastanza. Signorina Pastrello. Dovevo pur correre ai ripari. Amaramente, ma dovevo. Cogliere la prima mano tesa. Avrebbe potuto essere l'unica. Il noviziato era caput. In famiglia mi sopportava da stento, malgrado avessi fatto buon viso all'imposizione di perdere il bambino. Se un rosito di provvidenza vuole mettere il signor Ricco Bono sulla mia strada, ma che cosa devo fare? Sputarci sopra? Al signor Ricco Bono, non lo so. Scusa, ma perché dici perdere il bambino? Perduto. Non soppresso. Ah. No, non soppresso. Ma ugualmente perduto. E qui, Agna, entra in scena quel manicolto di Flavio, che in preda ad un barbaglio di
di senso di colpa si mise a recitare la parte dell'amico fedele per tutti i mesi di quella travagliata gravidanza. Certo, scaricando su me tutte le colpe. Non sai le cose che mi diceva sul tuo conto, riferendomi di lettere tue infamanti che non voleva mostrarmi per paura di ferirmi oltre misura. Quando a me invece scriveva, carta, quella scellerata di bice, pronuncia il tuo nome e schignazza. Io lo pronunciavo il tuo nome, ma per piangere. Oddio, Bice! Bice, amore, Bice, amore, Bice, mio! Amore, che tanta mano! Doppia vita! Perché doppia? C'è mai precedente a quella spartita con tua mano? Atto via! Precedente mica tanto a conti la mano, eh? Eppure lo zio Flavio che saltava la cavallina allo scuro della zia Gianna! Lascia perdere la zia Gianna! Che peraltro è mia sorella e con la quale c'è il rischio che mi sia giaciuto per errore in Valsugana! Vabbè, ammissibile. Lei era nella sezione L. Sezione L? Aggregata alla nostra in quella gita, allora già filava con Flavio. Sicché voi siete rimasti in confidenza con quel figuro? Ignorando tutto ciò. L'ha fatto da padrino. Doppio giochista provetto! Deve essere stato il peso delle sue troppe colpe a spingerlo verso quell'insano gesto. Sarebbe? Ma come, nessuno ti ha detto? Non so nulla. Povero zio. Di sua mano! Orrore! Mi perdoni, ma ormai va da sé! No, dicevo per lui ormai, figurati! Da tempo ci eravamo persi di vista! Sì, direi proprio dei giorni in cui... Ma perché divagare? Ma perché divagare? C'è cosa inerente allo svolgimento dei fatti! Ma no! E da tempo ci eravamo persi di vista! Sì! Direi proprio dei giorni in cui... Ma perché rivangare? Vai. Ma se niente! Ebbene, allora abbiamo fatto 30, facciamo... 31! Facciamolo! E Flavio non voleva che abortissi, assolutamente! Capirai dirla mera come portare vasi a Samo. In famiglia ve l'ho detto, mi avevano dato l'out. Insomma, io stavo quasi per cedere quando Flavio, facendo le finte del confidente benevolo, si oppose con una veemenza di cui soltanto adesso interpreto il significato. Escogitò un inghippo. Un inghippo, certo. Lui godeva di buon credito presso i miei e, come saprai, come te, aveva intrapreso degli studi di ostetricia. Altro che, per un certo periodo abbiamo perfino gestito insieme un gabinetto ginecologico. Ah sì? Vedi, ignoravo. Insomma, lui si candida presso i miei per seguirmi durante la cessazione della gravidanza, che minacciava, stando a sentir lui, delle complicazioni date una mia complessione fisica che batte la pesca. Batte la pesca, certo. Insomma, che non è, in famiglia si convincono e decidono di lasciarmi andare per andarmi ad operare lontano. Una balla, naturalmente! Eh sì, perché Flavio mi porta a casa sua, dove, simulando i tempi del viaggio e quelli della convalescenza, attendo il tempo necessario per mettere al mondo un bel pupotto. Costantino! L'accordo con Flavio prevedeva che fosse lui a occuparsi di Costantino, in modo da garantirgli un'austera ma dignitosa sopravvivenza. Quindi Flavio lo prese con sé? Non mi risulta. Ne garantì la tutela, sì. A patto però che venisse reciso una volta per sempre il cordone ombelicale, affinché il trauma fosse uno e definitivo. Può essere che per via della zia Gianna l'abbia levato clandestinamente, magari in campagna. Ma che dito! Ma dunque lo prese con sé e basta? Sì, mi chiese solo una certa cifra per ammortizzare le prime spese necessarie allo svezzamento. Cioè, cifra che gli venne data? Doverosa la parte mia. 9.860.000 lire. In soli d'allora manco bruscolini, eh? Sì. Altro che... Ecco! Ecco perché allora fosse tanto bisognoso di danaro. Aveva un figlio a carico, non voleva che si sapesse. Anch'io mi sentii richiedere una cifra non irrilevante per motivi analoghi ma speculari. A quanto hai detto che ammontava la tua? 9.860.000. La mia invece 12.840.000. Ma per cosa? No, storie nostre. Mi auguro almeno che questa opulenza abbia garantito al mio bambino un'infanzia non disagiata. Speriamo.
Scusate, vorrei intromettermi. Ancora? Dialetticamente. No, perché c'è qualcosa che mi ronza per la sì? testa. Oh, la mia è solo un'associazione mentale, ma tanto vale fare la voce alta. D'altronde balza agli occhi. 9.860.000 più 12.840.000. Quanto fa? Perché questo è proprio questo. Quanto fa? Sì, Quanto fa? Non lo so, dillo tu! 22.700.000 lire, tonde, tonde! Esattamente la cifra che, come sovente, ricordava gli stesso, io venni a costare allora Saetta Bigia. Ma già, ma come no? Saetta Bigia, no? Il cane. Ma poi, per 22 milioni, quale cane? Aspetta, cavallo. No, non il cavallo, Saetta Bigia è il suo primo biplano. Ma il suo primo biplano, certo, certo. Iniziarsi a quella che sarebbe poi divenuta la sua grande passione, e per affinità anche la mia. Il paracadutismo, sì. Scellerato, dunque così che spendeva i miei soldi? In effetti puzza un po' di speculazione. Ma siamo all'astruso! Siamo all'astruso, siamo all'inverosimile, ma sei certo di quello che dici? Ah, ci picchia. E anche tu dovresti ricordarti che era un tormentone questa storia di Saetta Pigia, pagata 22.700.000 lire tonde con... Ma certo, certo! Ricordo il biplano, con un certo sforzo anche la cifra e la coincidenza dei tempi. Concluso il suo affare subito dopo essersi cuccato i miei soldi. Ti aggiunse i miei? Insomma, non ne mette discussione. La reputazione di quell'uomo comincia a fare acqua da tutte le parti. E la somma non ammette discussione. Addirittura lucrare sul dolore di una madre. E la somma non ammette discussione. Ho capito! Ma c'è altro, Bicetta! C'è altro! Ancora! Siamo in un pozzo di San Patrizio! Ma chi lo dice, signora? Questa rivelazione... questa rivelazione squarcia un velo oltre il quale vorrei frenarmi dal guardare, ma ormai ho già visto, già so! Cristo, mi domando se ne usciremo vivi! Niente bestemmia! Niente bestemmia! Diglielo un po', diglielo un po'! Ma che, ma Cristo è una bestemmia! È due! Aia! Tre! Basta! Basta, basta, ti prego, non farmi stare su corpo ardenti, parla! Bene! Non avresti ancora un po' di quel barbo che ti ha regalato quel cantante negro amico tuo? Me lo stipo lì in basso! Non posso parlare se non ottuso dall'alcol! Papà, mi cresce? Mi ricresce? Ah, Gesù! Si ricompia via l'inverosimile! Adesso me lo spiegate perché Cristo è bestemmia mentre Gesù può andare. Che cos'è? Il nome sì, il cognome no? Ma è il modo in cui si dice... Silenzio! Please! Sarò laconico. Bene, ottimo. Oddio! Allora, il nodo sta... nel motivo per cui detti a Flavio Ragusa i soldi di cui sopra, ma ho detto laconico e lo sarò. Ecco, sì. Egli mi sapeva distrutto, abbandonato dalla donna che amavo, oppresso dall'incubo di un futuro senza prole. Laconico. E allora mi scrisse, va bene? Sì. Mi scrisse, sai quel suo linguaggio zuccheroso, reverendario, direi che tu dovresti conoscere benissimo. Laconico! Lo vuoi un bambino? Un altro? No, dopo quello che lui scrisse a me. E di poi? Se vuoi puoi averlo. E di poi? Te lo procuro io. E di poi? Una perla di bebè del quale nessuno mai verrà a chiederti conto. Un'adozione per me scapola era ovviamente impensabile. E di poi? Farai la parte del ragazzo padre, ma che perlomeno è padre, non è iscritto, non è battezzato, poi devi vederlo. La delizia del genere umano. E di poi? Quel fantolino! Ehi tu! Lei! E che cosa hanno votato le vostre coppole squinternate? Certo, mi servirebbero ancora alcuni dindini per sanare alcune pendenze a riguardo, dopodiché il bambino sarà tuo per sempre. Ma dunque tutta la storia della mia mamma morta all'apertura della caccia un mese dopo la mia nascita? Una cazzata! Una cazzata! E io che sono cresciuto all'ombra di questa illusione... Dice, se 2 + 2 = 4, è Lota! Questo è tuo figlio! Oh, lo sconcerto, ma niente più della vergogna! In soldoni, tu non sei mio padre! Sei perso un papà con sola, ti hai trovato una mamma? E io sono mio fratello! Costantino! Chi è? Tu! Costantino!
Costantino era il suo imperatore preferito, Tito il mio, e allora... Due nomi mi creerà degli scompensi! È giunto il momento che io mi ritiri in buon ordine. Ma ero creato una verità posticcia, acceduto sotto le mordate della realtà. Credetti di giocare con te, e tu di giocare con me. Il destino ci ha giocati entrambi. Io non giocai! Oh sì, tu giocasti! Giocasti! Nemmeno le forze armate riuscirebbero più a stanarlo da lì! Oh. Ho paura! Ho tanta paura! Ah, io al contrario non provo più emozioni di sorta! Solo il disonore mi conferma che sarò ancora al mondo! E non pensate a me! Non solo sono costretto a rimirare in voi il mio fallimento umano, ma anche quello professionale. Beh, vado a chiamare un'autoambulanza. Non vedo altra via d'uscita. Ma? Mamma? Come pensi che la prenderà il signor Riccobono? Il mio patrigno? È un tipo comprensivo, sì. Verrò a vivere con te, non ci separeremo mai più. La mea teustochia tante la mansua. Che averia messo lo suo corpo allo martirio. Martirio, martirio. Che dici, ma? Stanno arrivando. Curioso. Un padre padrino? Non rimarcare. Adesso mi spiego l'istintivo e reciproco affetto che legava me e lo zio Flavio. Lui era il mio papà. Il mio vero papà. Non rimarcare. Le tue isterie non cambieranno gli eventi. Zio! Ma che sono io? Ritrovato, stirato, cambiato. Io che ti ho mandato agli studi. Io che ti ho svelato i primi segreti del mondo. Ma però, è vero, ma... Tutto ciò è opzionale rispetto al bene primo della vita e questo è stato un altro ad donarmi lo zio! Ma basta, 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 basta! La beata non si è mai trattenuta di servire le vexate scelerate, scelerate, scelerate. Lembo esterno destro sul sinistro interno. Poi ripiegare le strisce a fisarmonica. Ma che è sta roba? Un ricordo che mi fa montare le lacrime agli occhi fu di quella volta che lo zio Flavio, il mio papà, mi fece andare con lui terribile volta. Ma aspetta, quella volta? Quella! Avrebbe dovuto essere il primo lancio insieme, il primo di tanti. Zio, gli dissi! Anche perché ancora non sapevo che era il mio vero papà. Sai chi è stato oggi a insaccarti, ripiegarti il paracadute? Io sono stato. Con queste manine l'ho fatto. Boia. Tu? Tu che detesti quanto vedi farle, che non lo fai mai nemmeno per te stesso. Ed era vero! Insaccare e ripiegare il paracadute è un'operazione laboriosa, pedestre. Il vero paracadutista la odia. Ma quel giorno ero così fuori di me dalla gioia che per lui voglio farlo. Tu lo ripiegasti? Tu lo insaccasti? Come segno d'affetto e d'obbedienza. Ah, ripetilo a chiare lettere, tu fosti! Io sì, che non mi rifaccio mai nemmeno il letto! Apriti cielo! Ma questa è la perla che mancava alla collezione! Dunque non fu lui a uccidersi scientemente in quel lancio, ma fosti tu! Tu sciagurato a farlo! Tu hai ucciso Flavio! Dice una panzana! Dico che tuo zio si è smarmellato al suolo! Non per sua volontà, ma per tua inettitudine! Infatti poi si seppe che il paracadute era sistemato in maniera tale da non potersi mai aprire!
Ma questo si pensava fosse stato voluto da lui per porre fine ai suoi giorni, e invece no! Ma se ci misi lo zero di un certo sino in quell'operazione? Vai agli archivi della polizia! Ma come faccio? Vai, informati! Come faccio, papino? E poi eccola qui! Davanti ai tuoi occhi, la prova! Quel fatale errore l'hai replicato anche adesso! E il lembo di tre quarti esterno non va sul tre quarti interno destro, ma su quello sinistro! Chiunque lo sa, perfino io, che non sono paracadutista! Gesù! Un assassino! Mio figlio è assassino! Faccio, come devo comportarmi? L'unica cosa che posso fare per te è darti il numero del mio confessore di fiducia. Vado, stanno arrivando. La beata che tanto soffriva, allora quando suonava la trombetta, la trombetta. La trombetta. Non sanno il piano, non sanno neanche l'interno. Qualcuno dovrà pure dirglielo. Ebbene, assolverò quest'ultimo compito, poi rientrerò nei ranghi. Un uomo teneva asino e cavallo. Erano in viaggio per strada e l'asino disse al cavallo: toglimi un po' del peso se vuoi che io resti al mondo, eh? Ma quello non vuole saperne. E così l'asino stramazzò e morì dalla fatica. Allora il padrone ricaricò tutto sul cavallo, perfino la pelle dell'asino, e quello faceva ad alta voce il compianto: povero me, quale sventura mi tocca, non voglio accettare un piccolo peso, ed ecco che porto tutto io, perfino la tua pelle. La favola mostra che se nella vita i grandi si associano con i piccoli, ne godranno questi e quelli. Chi vuole intendere, intenda. Io ho inteso. I grandi. Mamina? Mi sta venendo una cecagna che non ci vedo più. Quando uno dice il caso, mamina. Mamma?
riusciamo, il testo italiano ha avuto più successo all'estero che in Italia, lo riusciamo a riproporlo anche qui. Sappiate che è stato appena ristampato e in cassa potete trovare le copie calde appena uscite dall'editore. Quindi, se fosse interessato, lo può trovare in cassa. Grazie ancora.